La Sabino Esplodenti di Casalbordino ha finalmente avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale. Si tratta della fabbrica di fuochi d'artificio dove nel dicembre del 2020 si verificò il terribile incidente che costò la vita a 3 operai. La procedura, avviata in regione, era prevista fin da un mese prima della tragedia. Nei documenti però mancherebbero diversi dati. A denunciare la poca trasparenza sono la stazione ornitologica abruzzese e il forum dell'acqua. Questa procedura vede un deposito di documenti assolutamente, a nostro avviso, carenti, sia di dati ambientali. Per esempio mancano i dati sulla qualità dei suoli e delle acque sotterranee, nonostante quel sito sia impegnato dal punto di vista industriale da decenni e quindi con forte stress ambientale potenziale. Dall'altro lato molti documenti sono stati resi inaccessibili al pubblico, quando invece la procedura di valutazione di impatto ambientale deve connotarsi per trasparenza, perché i cittadini devono poter fare osservazioni. Gli uffici regionali hanno chiesto conto alla Sabino Esplodenti delle parti mancanti nella documentazione. Il motivo è l'esistenza di alcuni esposti della magistratura, si è difesa l'azienda. Questo però, sostengono gli ambientalisti, non c'entra nulla con la procedura di VIA. Questo impianto è stato più volte modificato nel corso degli anni senza fare la valutazione di impatto ambientale, che invece era obbligatoria. Quindi, secondo noi, deve fare una procedura di sanatoria a posteriori, purtroppo, ma con dati che sono assolutamente per ora carenti e sono, quindi devono essere a nostro avviso integrati per capire bene l'impatto di un impianto così rilevante sull'ambiente circostante e anche sulla riserva di Punta Aderci, che è vicino a pochi chilometri.